Pillole, nuovo episodio di Pillole di UFL, targato PG Passione Games. Qualche indicazione per poter capire meglio questo nuovo gioco, un gioco che ho visto, ci sono tanti che hanno incominciato a giocare, ho visto anche qualche video, ho visto anche qualche live, ovviamente ci sono chi dice che è meglio FIFA o meglio FC, chi dice che è football è superiore a tutti. Ragazzi, questo è un gioco che ha pochissimo tempo, è uscito una settimana fa, nemmeno, oggi è martedì, è uscito giovedì, la versione free sarà per tutti, sarà il 5, quindi ragazzi date di modo, ci saranno tante modalità, poi le scopriremo insieme. Allora, però oggi vi voglio dare una cosa, perché ho visto che anche sui vari gruppi a cui faccio parte, dedicato a questo gioco, chiedevano le tattiche e quali sono i moduli, tra virgolette, che vanno per la maggiore. Allora, io faccio vedere la mia, io ho fatto un po' di partite, non sono ovviamente un fenomeno, però sono in per quello che ho giocato, per il momento mi sto divertendo, questo ve lo dico. E quindi oggettivamente vi posso dare qualche indicazione. Quindi velocissime questa pillola. Allora, il mio club, squadra. Allora, è importante fare diciamo la squadra, sì e no. Sì e no, perché c'è la possibilità di far crescere alcuni giocatori, alcuni li vedete all'interno del mio club, Ayer, Blake, Karamoto, Savadogo, Butler, Kuznevich, scusate, lo stesso Fischer, tutti i giocatori che sono di default, li ho ottenuti al day one, e poi alcuni li ho giocati, li ho comprati con i crediti. Quindi sì, si può fare bene con la squadra, che anche il portiere è partito da 60, mi sembra, ora è 74, quindi giocando si acquisisce delle, come posso, dei punti, e quindi il giocatore cresce. Ma non è questo l'oggetto della pillola di oggi, poi ve ne parlerò. L'oggetto della pillola di oggi è tattiche e modulo. Allora, io sto giocando col 4-2-4, quindi molto molto predisposto all'attacco, ma con due giocatori che fanno sia la fase d'attacco che la fase, diciamo, di non possesso. Sto provando questa tecnica, che ve la suggerisco, e che riguarda, ve la faccio vedere subito, no, questo no, eccola qui. Allora, la formazione è equilibrato, poi squadra con 4-2-4, stile difensivo equilibrato, profilo di difesa molto bassa, perché il gioco tende a avere la difesa molto alta, ampiezza della difesa 4 stacchette su 10, stile attacco giocatore in area 5 su 10, ampiezza d'attacco 5 su 10. Voglio che i due attaccanti, ma soprattutto anche Barcola e India, giocano abbastanza larghi. Perché questo? Perché si trova le difese che giocano tutte attaccate in, e quindi al centro, e quindi se io le faccio venire troppo vicini non ci si capisce nulla, quindi io questo vi consiglio. Poi le tattiche, allora, questo ve l'ho già vi fatto vedere, i compiti, questo è fondamentale, ragazzi, non vi spaventate per la tecnica e la tattica che vi suggerisco da dare a ogni giocatore, ma provatela e poi magari vi fate sapere. Allora, il portiere equilibrato e atteggiamento passivo, non voglio che faccia uscite a bischero, questo è quello che quindi non voglio proprio. Il difensore, anzi, qui l'ho cambiato, no? Attivo, eccolo qui, ok. Poi il difensore di destra, non oltrepassare la linea di centrocampo, perché altrimenti diventa, e poi mantiene la posizione, e però atteggiamento, cosa vuoi? Allora, guardiamolo insieme, perché se no, allora, non oltrepassare la linea di centrocampo, il giocatore non aiuta nelle azioni di attacco della squadra e rimane nella propria metà campo. Voglio che i difensori facciano difensori, che non le trovo a centrocampo, facciano magari cose, perché spesso e volentieri in tanti usano giocatori molto veloci, e siccome i difensori di veloci costano, Ayer e De Ligt non sono velocissimi, e c'è il rischio di essere imbucati. Poi, stile difensivo, mantieni le posizioni, attieni il tuo ruolo e pressa raramente l'avversario. Quindi, questo perché? Perché se io faccio il pressing, sostanzialmente mi succede che questo giocatore mi va fuori posizione. Quindi,
ma tieni il tuo ruolo, aspetta, attendi e poi colpisci. Le intercettazioni dei passaggi invece devono essere aggressive. Cerca di intercettare maggiormente l'avversario allontanandoli dalla tua posizione nel modulo. Quindi, pur rimanendo all'interno della tua area, puoi andare a destra e a sinistra. Ragazzi, qualcuno può dire, ma non è che si incrociano e si incicciano i due? No. Quindi, The Light e IR, mantenendo la loro posizione con lo stile difensivo, loro al massimo possono uscire dalla loro linea difensiva, non andare oltre metà campo, ma cercheranno di anticipare il giocatore. Quindi mantengono la posizione, ma hanno intercettazioni aggressive. Stesso discorso per De Ligt. Terzini, uguale a terzini. Ampiezza equilibrata offensiva, sfrutta l'ampiezza del modulo scelto e inserisciti nei spazi in base alla situazione. Questo è fondamentale. Partecipa all'attacco, perché voglio che Walker partecipi all'attacco. Poi farò vedere, ovviamente, se Walker è in attacco e l'ala destra vi deve un attimino scendere. Mantiene la posizione, quindi il giocatore va avanti e partecipa all'attacco. Poi, stile difensivo, mantiene la posizione. Quindi anche lui deve mantenere la sua posizione di terzino. Si spinge in avanti, ma deve essere in terzino, non devo trovare a centrocampo. Intercettazioni aggressive. Quindi abbandona la tua posizione per cerca di intercettare maggiormente l'avversario allontanando la tua posizione nel modulo. Quindi, mantenendo la posizione con lo stile difensivo, lui al massimo lo posso trovare a metà campo o in appoggio all'ala, ma quando l'ala, diciamo, si danno il cambio, ma non lo trovo a centrocampo, però lo voglio aggressivo, quindi intercetta l'avversario in maniera aggressiva. Stesso discorso per lui, uguale. Quindi, no, anzi no, ho cambiato, scusate, Cruz non oltrepassa, quindi Cruz è più difensivo, quindi non oltrepassa la linea di centrocampo. Ho alternato una volta, ho fatto Cruz o Walker, ma è meglio Walker perché è più predisposto all'attacco e fisicamente più potente. Poi pressing sull'avversario, mantenere pressione attiva sull'avversario allontanante dalla tua posizione nel modulo, quindi se lui ha un avversario che gli arriva contro, lui lo pressa e cerca un attimino, quindi un po' più alto in questo modo, però rimane sempre a centrocampo, quindi il pressing lo fa a centrocampo e poi mantiene la posizione. La differenza tra il terzino sinistro e il terzino destro è che Walker è più, diciamo, propenso all'attacco e, vedete, eccolo qui, Walker è più propenso all'attacco perché partecipa e poi ha una intercettazione aggressiva, però mantiene la posizione. Però, ragazzi, in questo modo voi avete un terzino che difende e un terzino che attacca. Dall'altra parte, Ndiaye è un'ala che difende, Barcolla anche no, perché poi fisicamente. Andiamoci subito a vedere Ndiaye. Inserimenti offensivi, cosa vuol dire? Inserisciti più spesso e cerca meno passaggi corti. Equilibrata la ampiezza offensiva, sfrutta l'ampiezza del modulo, renditi disponibile in area e intercetta cross, ripiega, quel discorso che vi dicevo, quindi quando Walker sale, Ndiaye ripiega e poi intercettazione situazionale, intercetta l'avversario in base alla situazione, quindi evitiamo che perda, magari intercetta il centrocampista, segue il centrocampista e si perde la condizione. L'altra ala invece, allora, renditi questo qui tutto equilibrato, inserimenti offensivi, poi tutto predefinito, equilibrato, rienditi disponibile per il cross, equilibrato, aiuta, ripiega per aiutare la difesa in base alla situazione, a differenza dell'altro che invece deve ripiegare a prescindere, e qui intercettazione dei passaggi in situazione a seconda della situazione. Quindi la Barcolla, perché è più leggera e più veloce, ho preferito dargli tutto il predefinito. Vediamo i centrocampisti. Allora, centrocampista Pogba. Allora, io ho due centrocampisti che uno è un po' più offensivo rispetto a Rabiot. Pogba è più offensivo. Però se ho delle situazioni, ho un giocatore che potrebbe prendere il posto di Pogba, che è Fagioli, ma può fare anche il Rabiot della situazione. Comunque, manovra, partecipa all'attacco Pogba, renditi disponibile in cross in area e poi intercettazioni aggressive. Stesso discorso per Rabiot, uguale. No, Rabiot no, non oltrepassare lì a centrocampo, renditi disponibile e intercettazioni aggressive. Perché aggressive queste? Perché quando facciamo ripartire l'azione, o meglio, quando l'avversario riparte con l'azione, i due giocatori, Pogba e Rabiot, devono essere i primi che devono cercare in qualche modo di interrompere l'azione degli avversari. Ricordiamoci però che la difesa è la difesa bassa,
Quindi non abbiamo i difensori che stanno molto alti, anche se in questo gioco la difesa è sempre alta, ma abbiamo difensori che sono ovviamente più bassi perché li abbiamo impostati di stare più bassi, quindi sono più attendisti. Quindi i due giocatori, Pogba e Rabiot, ovviamente in questo modo si spompano un po' di più, quindi conviene averci in panchina un altro giocatore che può fare il titolare. Le due attaccanti invece equilibrato, situazione più definito. Allora, Vardy, che è quello un po' più lento, inserimenti offensivi, rimane in avanti e mantiene la posizione. Potrebbe andare bene anche intercettazioni aggressive. Mentre Delefaux, tutto, che è più veloce, tutto, diciamo, equilibrato. Quindi, lo stile inserisce degli spazi in base alla situazione, ripiega per aiutare la difesa in base alla situazione e poi intercettazione in base alla situazione. Perché altrimenti, se no, si rischia di perdere tutte e due. Ora il mio canino sta brontolando. Queste un pochino alcune indicazioni che appunto vi suggerisco. Ora, la prossima volta nelle pillole, magari vedremo quali sono i giocatori in base al budget che possono essere acquistati. Io vi saluto. Nei commenti magari chiedetemi, se volete, qualche cosa su alcune altre impostazioni. Sto valutando un altro modulo, quello con i trequartista, ma non ho trequartisti in squadra. Quindi devo anche sceglierlo eventualmente per acquistare. No, quei crediti, ho 70.000 crediti, quindi potrei anche, ma diciamo l'acquisto di giocatori buoni non sono legati esclusivamente ai crediti, quindi lo shoppone qui fa po' a strada, ma anche in base alla reputazione. La reputazione si ottiene giocando. Io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime, vi spiegherò magari anche alcune cose, pillole di calciomercato, magari così. Ciao.